Per quanto riguarda gli uomini che sono impegnati a Chiomonte, sono circa giornalieri tra militari e forze di polizia, 200-188, mentre a San Didero ne abbiamo 120 più 50 militari. Eccoli i numeri ufficiali delle forze dell'ordine impegnate per la protezione dei cantieri di Chiomonte e San Didero in Val di Susa, dove si lavora per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità fra Torino e Lione. Li ha forniti il ministro dell'interno Luciano Lamorgese a Torino, al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza, convocato dopo gli incidenti e i violenti scontri con due poliziotti feriti la settimana scorsa in Val di Susa. Il ministro, accompagnato dal capo della polizia Lamberto Giannini, ha elogiato il comportamento tenuto dalle forze dell'ordine di fronte alle violenze. La moderazione, l'approccio determinato, ma certamente un approccio che tende a ristabilire quelli che sono i principi di democrazia. Mentre attorno alla prefettura alcune decine di militanti NOTAV protestavano pacificamente sotto il vigile controllo di polizia e carabinieri, il ministro degli interni ha inoltre promesso che si adopererà affinché si accelerino le procedure per le compensazioni ai comuni interessati dai lavori dell'alta velocità.